Buongiorno, sono Silvia Rosa e sono qui in veste di ideatrice e curatrice della rubrica Confine Donna, poesie e storie d'emigrazione. Questa rubrica è stata pubblicata in 23 puntate mensili sul blog Poesia del Nostro Tempo, del quale sono vice direttrice. Ecco, ringrazio molto Bologna in Lettere per l'occasione che ha dato al blog Poesia del Nostro Tempo di presentare le proprie attività e nello specifico questo speciale appunto dedicato proprio alla rubrica che ho curato. In questo periodo, tra l'altro, stiamo lavorando a un'antologia che raccoglie tutti i contributi della rubrica e che dovrebbe essere pubblicata in futuro per l'edizione Vita Activa. Che cos'è Confine Donna? Confine Donna è un contenitore di storie, prima di tutto, e di poesie. E storie e poesie che sono incentrate sul tema dei confini. Confini da intendersi non solo dal punto di vista geografico, ma anche confini linguistici, confini emozionali. Abbiamo interrogato a tal proposito, abbiamo intervistato a tal proposito diverse poete straniere che vivono in Italia oppure hanno vissuto in Italia. Quindi questo progetto raccoglie da un lato le loro testimonianze relative appunto al loro progetto migratorio e dall'altro una selezione di poesie che sono state proposte dalle stesse autrici che raccontano questa volta in versi questa esperienza del radicarsi in un nuovo paese, in bilico appunto tra identità composte e soprattutto tra lingue differenti. Ecco appunto la rubrica presenta anche una sorta di focus proprio sulla questione linguistica e la questione delle traduzioni in relazione alla scrittura poetica e appunto a lingua madre e lingue seconde, che spesso per queste poete sono più di una. Oggi abbiamo con noi Michizza Pingio, che ringrazio innanzitutto di essere qui e le do il benvenuto, che è una delle poete che ha fatto parte appunto della rubrica. Ecco, io le lascerei subito la parola per entrare nel vivo di Confine Donna, chiedendo appunto a Michizza di raccontarci qualcosa, qualche dettaglio appunto, sulla tua storia migratoria. Cioè, vorrei sapere da te, Michizza, quali sono le ragioni per cui hai lasciato il tuo paese d'origine e qual è stato un po' il percorso che ti ha condotta in Italia? Salve a tutti. Allora, per rispondere alla tua domanda, ti stavo ascoltando e mi sono venute in mente proprio delle cose molto particolari rispetto alla mia partenza e rispetto a quello che era successo. Particolari nel senso che mi sono venute, tornate in mente delle immagini. Però ecco, ora magari... Allora, io sono nata a Sarajevo, sono stata, diciamo, giovanissima quando è iniziata la guerra in ex Jugoslavia e poi anche in Bosnia. E quindi, niente, la mia migrazione fondamentalmente è dovuta a uno sconvolgimento e alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia. È dovuta alla paura, è dovuta alla volontà mia e dei miei genitori di provare a continuare a vivere una vita più normale di quella che si stava già vivendo e di quella che non si sapeva poi, insomma, come sarebbe proseguita, insomma. E quindi per noi chiaramente è stata una cosa vissuta lì per lì come una cosa molto temporanea, molto, insomma, molto temporanea sicuramente, cioè una cosa breve, una cosa che sarebbe stata superata dopo pochi mesi, ecco. Quindi rispetto a questa sensazione, rispetto a questa certezza che avevamo, ecco, ripensare a me adesso, insomma, che vivo adesso a Milano, in Italia, poi vabbè, in questa situazione un po' particolare della quarantena dovuta al virus, beh certo è molto, 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 insomma... Ci sono forse dei punti di collegamento, no, tra questa situazione... Sono persone che in qualche modo cioè, hanno dei punti, dei punti in comune, senz'altro, sicuramente perché uno non decide ciò che succede, non decide
cosa deve fare, come deve fare, deve comunque tenere presente una situazione più grande di sé, eccetera, eccetera. È Esatto. molto più evidente rispetto a altre situazioni nella vita che comunque possono essere simili, però non si ha la percezione così della propria impotenza. E quindi niente, allora io ho affrontato insomma un viaggio, avevo affrontato un viaggio e sono raggiunto i miei parenti a Zagabria, dove appunto ho vissuto per quasi 2 anni. A Zagabria appunto ancora la guerra in ex Jugoslavia non aveva un'eco diretta, cioè la Zagabria non era una città che era bombardata o che la vita comunque scorreva più o meno tranquillamente, anche se ovviamente questa città, dentro questa città risuonava tutto quello che succedeva, erano cambiate tantissime cose. Chiaramente, insomma, poi insieme ai miei parenti, insieme a mio padre, avevamo deciso che forse era meglio per me comunque andare oltre questi confini, e grazie a questo progetto che era stato costruito tramite le autorità bosniache, a Zagabria e le autorità fiorentine, siamo riusciti in quella situazione molto difficile a raggiungere Firenze. E questo per noi, per me perlomeno, e credo anche per tanti di noi, è stata una grande fortuna da una parte, e dall'altra, insomma, poi ognuno di noi ha costruito poi un'altra identità, chi più chi meno, insomma, ha imparato delle cose, ha visto delle altre cose, eccetera. Io poi per tanti anni ero molto combattuta su cosa fare, cosa non fare, se tornare, se non tornare, ho provato anche a. Cioè, sono tornata un paio di volte, ma non ho mai appunto avuto l'impressione, cioè, ho avuto sempre molta nostalgia di quello che avevamo, di quella che ero prima dell'inizio del conflitto, e quindi non sono mai riuscita a recuperare, diciamo, del tutto il sentimento e superare il sentimento di nostalgia in qualche modo. E quindi questo più o meno è quello che è Senti, ma successo. la prima immagine, visto che tu parlavi proprio di immagini, il primo ricordo, la prima immagine che ti si è impressa del tuo arrivo in Italia, quali sono state un po' le sensazioni di questi primi tempi in Italia? Vabbè, però tu devi pensare che io ero adolescente, che ero comunque stata inserita in una seconda liceo a Firenze, in un liceo linguistico, e quindi devi capire che, cioè, per me era una sensazione sicuramente di leggerezza, cioè di una ritrovata, diciamo, tranquillità, di una ritrovata serenità. No, vabbè, questi sono i primi anni in Italia, poi appunto io ho fatto diversi viaggi di ritorno. Il primo era durante la guerra, per cui chiaramente, cioè, sono tornata a Sarajevo mentre c'era la guerra, dopo neanche 8 mesi in Italia, perché avevo molta nostalgia del mio paese, eccetera. E quindi sono tornata e lì ho fatto la terza liceo, durante l'assedio di Sarajevo, e dopodiché avevo deciso di ritornare a sua volta a Firenze, e poi durante gli anni dell'università, cioè prima di iscrivermi all'università, ero indecisa se tornare a Sarajevo a fare l'università o meno, e comunque sono sempre tornata a Firenze, iscrivendomi all'università a Firenze. Insomma, queste sono state un po' le mie, insomma, i miei tentativi di un ritorno, che poi non si è mai verificato, diciamo. Poi una cosa tira l'altra, chiaramente, quindi io ero rimasta a Firenze, e ora però, insomma, mi sono trasferita da qualche anno a Milano, e niente, insomma, questo è più o meno sono i miei spostamenti.